terapia intensiva a Padova sono ricoverati solo non vaccinati, molti i giovani. È ciò che emerge dall'ultimo punto stampa sull'andamento dell'emergenza sanitaria in azienda ospedaliera. Sono in gravi condizioni cliniche 5 persone, 3 hanno dai 37 ai 38 anni, poi c'è una donna di 60 anni e un uomo di 74. Nell'ultima settimana il pronto soccorso Covid ha assistito 69 pazienti, 33 sono risultati positivi al tampone e 13 sono stati ricoverati per le cure del caso. I contagi di Covid, in crescita ormai da un mese, hanno iniziato a lambire gli ospedali. E tutte e 5 le persone in terapia intensiva non sono vaccinate, non sono state vaccinate. Sono persone che uno aveva 74 anni, l'abbiamo, poi 64, 37, 38, 38, una media di 50 anni. La media delle persone ricoverate in terapia intensiva è di 50 anni. Sono persone non vaccinate, ripeto, quindi ancora una volta, cos'è che dobbiamo dire? Vaccinatevi. Vaccinatevi. Il vaccino veramente ci sta dando un forte aiuto per quanto riguarda appunto l'ingresso negli ospedali, no? E questo è un dato assolutamente importante, perché se riusciamo attraverso una vaccinazione di massa a limitare anche i casi che arrivano in ospedale, sicuramente è fondamentale. Naturalmente, l'abbiamo detto altre volte, non basta il vaccino, ci vogliono comportamenti adeguati da parte delle persone. Quindi mascherina, evitare gli assembramenti, distanziamento sociale, queste sono regole che dobbiamo metterci in testa, che dobbiamo assolutamente rispettare. Altri 10 pazienti sono ricoverati in area medica malattie infettive. Di questi 6 non sono vaccinati, 2 hanno ricevuto solo la prima dose e gli altri 2 sono anziani vaccinati ma affetti da gravi patologie. L'incidenza del Covid questa settimana è salita a 33 casi ogni 100.000 abitanti. La settimana scorsa si contavano 20 punti in meno. La nostra microbiologia ha refertato un numero di tamponi pari a 11.159. I nuovi casi sono stati 197 e anche questo è un dato importante, perché se ricordate la settimana scorsa i nuovi casi, 9.000 tamponi, erano 69. Altro dato importante riguarda la diffusione della variante Delta nel Padovano, che ormai la fa da padrone. La proporzione parla chiaro. Su 365 campioni sequenziati dalla microbiologia di Via Giustiniani, 363 hanno dato riscontro variante Delta. Solo 2 sono Alfa. L'indiana ha soppiantato la precedente dominante, l'inglese.